Andiamo ai mille all'ora, siamo nel limbo dopo lo schiaffo eh, sul campo, ma anche un po' morale se vogliamo, non tanto di classifica, subito venerdì scorso a Napoli, intanto domani a Siblazionisti, contestualmente consiglio di amministrazione, ieri sera report, chi fa una sintesi di report? Ce l'ho l'uomo per la sintesi di report, Scaruzzi. Innanzitutto Pietro Salvatori con noi, ciao Pietro. Buongiorno a tutti. Ringrazio anche Emanuele Tramacere Calciomercato.com. Anche grande collega e grande amico. Ciao Emanuele, ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Con noi anche Colpo Gobbo. Praticamente uno della family. Ciao, ciao Antonello. Ciao, buongiorno a tutti ragazzi. E', e, e lui l'uomo che ci fa la sintesi del blocco. Di report dedicato alla Juventus. Abbiamo capito e captato, Giuseppe, che nulla buongiorno di particolarmente nuovo, buongiorno a te, è stato riportato, che si è seduti sulle tesi, ovviamente quelle della Procura, perché sono anche le tesi, diciamo che hanno fatto un po' il giro delle redazioni eh, un po' di tempo fa. Le, allora, la tua sintesi, le tue sensazioni, poi ci tuffiamo velocemente sulla fotografia mercato subito perché Emanuele è con noi per la prima mezz'ora, tre quarti d'ora e quindi cerchiamo poi di metterci insieme di nuovo in vista di Coppa Italia e di Atalanta. Giuseppe, ieri report cosa ti ha lasciato? Guarda, io mia, francamente mi aspettavo qualcosa in più. Mm, solitamente quando il report annuncia un'inchiesta o comunque un, un approfondimento su un tema eh, ha un, fa un passo in avanti rispetto alle... A quello che è già stato scritto, riportato, diffuso da, da più parti. Di fatto hanno, diciamo, eh, messo in fila quello che è successo negli ultimi due mesi. Sì, è vero, c'era la telefonata a, a Fabio Paratici, ma era una telefonata nella quale Fabio Paratici diceva che non, eh, non avrebbe parlato. C'è questo manager sportivo oscuro, che, oscurato, che non viene, non viene rivelato che di, di fatto dice che Gravina e Company conoscevano già tutto da mesi. Dopodiché c'era anche qualche, se vogliamo, qualche sbavatura e qualche strafalcione contenutistico nel riportare un'intercettazione, nel, nel dire quando sarebbe iniziato, eh, il, quando, arebbe, quando, quando la, la giustizia sportiva avrebbe dovuto riaprire il processo. Non, chi, ha, chi ha letto o comunque chi conosceva, chi ha letto le carte, chi ha letto i giornali negli ultimi due mesi non ha trovato nulla di nuovo. Di fatto era un buon prodotto sì per chi non conosceva la cosa e soprattutto perché metteva in fila eh, quanto quanto emerso. Dopodiché rispetto alla Juventus eh, ci cioè, ha si, si parlava, diciamo, più dell'accusa e meno della difesa, della difesa non veniva riportato nemmeno l'intero comunicato, ma soltanto qualche riga del comunicato. Quindi la sensazione è che tanti sono rimasti scontenti, soprattutto chi sui social aveva annunciato in pompa magna questa puntata, ma non mi riferisco ai giornalisti di report mi riferisco a chi è ossessionato dalla Juventus da diversi anni che ha scritto non c'era granché, dopo aver per, per giorni detto che. Fabio Pavesi, che è il giornalista finanziario che, ehm, che diciamo, è stato interpellato, è un giornalista molto bravo, ex Sole 24 Ore, ho già il fatto, che conosce bene diciamo, la, la, la finanza e conosce bene quello che succede all'interno del mondo del calcio, è stato molto chiaro. Dopodiché aspettiamo adesso quello che succederà nelle prossime, nei prossimi giorni. Ormai manca poco per capire eh, se. diciamo l'impianto accusatorio se l'impianto accusatorio risponde un impianto eh, difensivo altrettanto diciamo autorevole o se quelli che sostengono tutt'ora che eh, si debba togliere tutta la Juventus abbiano ragione o meno Pietro tu l'hai visto il report? No. No. Mi, Mi fermerei qui. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Hai visto con quale professionalità e con, e con, qua, con che qualità di guanti eh? Giuseppe no, ha trattato è... comunque la, la materia, eh, tra virgolette, eh, stando a giudicare il lavoro di quelli che ritiene colleghi comunque autorevoli. Più che altro mi ha stupito come abbiano parlato di plusvalenze come mero strumento finanziario e mai si è parlato poi delle prestazioni di quei calciatori. Si è parlato di valori. Eh, si è parlato solamente di economia pura da quel punto di vista, non si è 20. mai parlato dello scambio di quei giocatori, che quei giocatori sono nelle, nelle squadre, insomma, la Juve ha venduto, ha comprato, ma quei giocatori effettivamente sono in quelle squadre che appunto hanno chiuso quella trattativa là e sono andati là non si è parlato di nulla da quel punto di vista si è parlato solamente di uno strumento come se la Juventus dovesse ritoccare i bilanci con le plusvalenze basta che è una cosa in parte anche vera ma non si è parlato mai non so, della concretezza della plusvalenza stessa, basti pensare per esempio al caso Napoli che là, quei due giocatori del Napoli non sono mai andati a Lille e là se vogliamo è proprio una plusvalenza artificiale però per il resto vediamo mi è sembrato anche comunque che abbiano utilizzato tante tesi dell'accusa a stralci, le hanno messe in fila. La cronologia, secondo me, l'hanno spiegata bene degli eventi, quali sono anche le problematiche sollevate dalla Procura. Più che altro, però, hanno parlato solamente degli elementi eh, che la Procura ha usato per accusare la Juve, nient'altro. Allora, qua ovviamente siamo in una materia un po' complicata e complessa perché riguarda soprattutto. Io credo che il tema fosse comunque rivolto, affidandosi all'accusa della Procura della Repubblica di Torino, al tema della giustizia ordinaria. No? Mentre poi quando si parla di plusvalenza e la riapertura dell'inchiesta valenza in sede sportiva a oggi è davvero indecifrabile. Emanuele, che se ti sei fatto? Lato sportivo. Ah, io innanzitutto specificherei che le plusvalenze non sono il male assoluto, eh, la plusvalenza è uno strumento che eh, i club possono uh, sfruttare per, per fare bene il proprio lavoro, a prescindere dagli scambi alla pari che poi anche in questi giorni di mercato stanno tornando tipo, a fare. Tipo, la... tipo, tipo che si Brozovic, tipico. a specchio. Aspecchio. Esatto, le plus valenza, anche le plusvalenze a specchio, in realtà non sono eh certo. proibite in nessun modo dalla, <ride> dai regolamenti, sono delle possibilità. Quello che è proibito è aggiustare il valore dei due giocatori illecitamente mettendosi d'accordo extra. Quindi io anche sul discorso plusvalenze della Juventus, se eh, quella più mh, clamorosa di tutte che vogliamo, se vogliamo, Artur Pianic ma se i club erano d'accordo entrambi a valutare piani 50 e Arthur 72 senza che ci sia stato qualcuno che gli ha detto no Arthur te lo valuto 72 perché mi devi valutare 50 piani cioè, e questo sarebbe l'illecito cosa c'è di male? Cioè, qual è il problema? o fare una plusvalenza con il Cessi che paga 120-115 quanti sono milioni di euro Lukaku quella è una plusvalenza che, fa bene al bilancio del, 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 che ha fatto bene al bilancio dell'Inter quello che Deve passare il concetto, la plusvalenza non è il male del calcio, la plusvalenza aggiustata ad hoc è il male del calcio. Detto ciò ci sono anche tante altre cose che, eh, si potrebbe, di, di cui si potrebbe parlare su come vengono gestiti i bilanci in generale non solo della Juventus nel caso specifico ma di tutti i club di Serie A quando il, plul, quando il, il, il valore delle operazioni... Di mercato diventa il tuo eh, fattore di sostentamento, allora in quel momento c'è un problema, è anche abbastanza grave. Per... Sì, devo dire però, devo dire attenzione però, perché noi una cosa la omettiamo spesso, eh, magari noi che ci occupiamo di Juventus tutti i giorni un po' più facile. Cioè, queste cose erano intenzioni anche un po' visionarie, nuove, dichiarate pubblicamente da Andrea Agnelli. Il bilancio a Juventus, un bilancio che società quotata, quindi sicuramente... Eh, vi garantisco che può avere meno eh, maneggi e camuffamenti di quelli di tante altre. Tanto per intendersi, poi se qualcosa non è stato fatto con i crismi, questo ci verrà detto e valutato. Ma Danieli lo diceva che, le, che il player trading nel calcio moderno era è diventata una delle eh, forze strutturali necessarie per i bilanci. E non è che in quel momento qualcuno alzava il dito e diceva, no, ma come? Ma non puoi farlo, no, perché si poteva fare. E diciamolo, tantissime società di medio, parliamo di calcio italiano, di medio eh, livello, medio range, serie A, hanno costruito le loro fortune sulle eh, plusvalenze del payer trading. Ok, adesso non sto a fare nomi e cognomi, ma quello di conosciamo per anni abbiamo detto, mamma mia, questi. No, lo faccio Come... io se vuoi. A eh, no, ma no, non è uno, è più di uno. Tante gestioni quali, lo sono state. Quali sono state? I, più, i più clamorosi? Ma io ti dico che in questo momento il bilancio dell'Inter si regge solo principalmente sul player trading. Se non avessero ceduto Luca Cochimi due anni fa, l'Inter eh, oggi no. sarebbe eh, in grossissima difficoltà. Probabilmente non avrebbe più lo stesso, la stessa proprietà. Va eh, da sé, è tutto... tutto Tutte le squadre di calcio italiano si basano tanto sul. quasi tutto sul player trading. Il problema, però, credo che sia questo: cioè non si può andare avanti, non è sostenibile, perché nel momento in cui eh, ti trovi un'annata in cui i giocatori che tu vuoi vendere o non hanno, non trovi il compratore adatto o non succede qualcosa, un infortunio, eccetera, eccetera. Cioè il problema delle società di calcio che sono aziende in cui capitale è fatto da dei giocatori, i giocatori possono o. Decidere loro di andarsene perché non vogliono più stare in quel posto, eh, o infortunarsi: cioè, una, ci sono variabili che sono così grosse che non puoi pensare di strutturare il tuo bilancio in modo tale che si regga solo sul player trading, e in questo momento quasi tutte le società di Serie A senza il player trading, probabilmente sarebbero un passo al fallimento. Pietro, a te lascio la chiusura sull'argomento, poi andiamo sul mercato, andiamo sugli effetti di Napoli-Juve, sulla Coppa Italia e tutto il resto, ti chiedo così una, una tua considerazione a quello che abbiamo detto, magari più sul lato sportivo, ecco, cosa, che idea ti sei fatto e anche queste osservazioni che abbiamo fatto, poi eh, ripeto, eh, andiamo un attimo sul mercato, botta e risposta con Emanuele. No, ma io dico che quando al di là dell'aspetto diciamo contabile di bilancio eh, mi, mi chiedi di andare sull'aspetto sportivo e ci vado. Cioè, quando fai queste operazioni di plusvalenza e di player trading, magari immaginatele meglio di Pianic Artur. Voglio dire, tu hai un capitale come Pianic che l'ultimissimo anno forse era un po' in calando, ma insomma quando l'abbiamo dato via. Era considerato ancora un signor giocatore, un signor regista, poi è sprofondato a Barcellona, come sta capitando a tanti in questi anni, ecco, forse quell'operazione lì potevi andare a pizzicare qualcosa meglio di Arthur. Che a me è un giocatore che è sempre piaciuto, mi ha deluso. Secondo me, nel gioco di Allegri non c'entra nulla. Insomma, al di là delle considerazioni, ehm, come dire, tecniche su Arthur. Forse se tu valutavi Pjanic Pianic anche non 60 ma anche 40 forse uno scambio migliore lo trovavi cioè oltre all'aspetto ehm, finanziario di gestione della società secondo me c'è anche un problema c'è stato anche un problema di gestione tecnica no caso arthur Pjanic secondo me è, è lì è lampante ma penso anche in, in passato a pellegrini spinazzola insomma ce ne abbiamo avuti tanti di questo tipo e forse eh, lì eh, Bisognerebbe agire anche lì, nel senso, va bene. Player trading vanno bene anche le plus valenze però magari qualcuno in chat citava Cannavaro Carini. Ecco, se se tornassimo a degli spunti di genialità, la Cannavaro Cari, Cari, Carini, ma posso citare anche Vidal, preso a 10 milioni e rivenduto a non, non, non mi ricordo quanto. Ecco, quant'è che la Juve non fa un colpo del genere. Questa è anche la domanda che sta sotto a queste operazioni di mercato e che poi si riflette sul campo. Sì, qui che poi è esposta, ovviamente sappiamo come sono andate le cose, devo dire che eh, possiamo dirlo, la La Juve e il Barcellona si sono, crea sono create un problema gigantesco con l'operazione piani. Certo. E il primo problema non è quello di avere gli occhi addosso finanziario, ma è tecnico. Sono due. Mega ingaggi, mega contratti, mega fallimenti nelle loro, loro, loro situazioni. Che voglio dire, tornando indietro se lo risparmierebbero volentieri. L'idea che il Barcellona, Piani ci potesse servire e l'idea della Juve: è che prendeva un giocatore molto più giovane che sta, doveva rilanciarsi, che anzi non voleva lasciare Barcellona. Che provavano a impiantare in quel momento in una, nella Juve del futuro, che era la Juve eventualmente poi di Maurizio Sarri. La Juve poi ha fatto. Dietro Il giocatore, ovviamente, è sempre stato infortunato. Probabilmente non ha avuto neanche un comportamento sempre brillante, iperprofessionale. Ma questa è un'altra storia. Bo, allora abbiamo ancora un po'. Emanuele, quindi voglio approfittare. Emanuele, Luca Pellegrini va alla Lazio? La sua idea è questa. Ah, lui eh, lui l'ha deciso. Luca lui, Pellegrini. No, Luca Pellegrini, eh, dato che la corte della Lazio c'è, cioè, le trattative, i contatti ci sono stati. Lui ha detto sì alla Lazio. Il problema della Lazio in questo momento è che ha l'indice di liquidità blocca bloccato. Come è successo anche quest'estate, come è successo anche l'inverno prima. Quindi, o riescono a cedere qualcuno, o eh, lo titolo fa un'iniezione di capitale. O in questo momento il mercato uh, torno subito. è bloccato. E quindi, eh, se il mercato della Lazio è bloccato, Pellegrini anche soltanto in prestito non può andare. Perché noi diciamo sempre che questo indice di liquidità eh, di fatto blocca il mercato, però non blocca solo il mercato di acquisti e cessioni, ma anche il discorso prestiti va tenuto in considerazione in questo senso. Perché quando vai a prendere un giocatore aumenti anche il discorso monte ingaggio? Quindi tutto è bloccato. Se prendi Luca Pellegrini anche soltanto in prestito, devi comunque aggiungere il suo ingaggio al monte ingaggio attuale. E se lo fai, eh, in questo momento, eh, deve prima uscire qualcuno. Non credo che si, finché non ci sarà una cessione, o oh, Lotito che negli ultimi giorni ha parlato tanto, soprattutto del caso Tare, tare Sarri, eh, si decide a intervenire, altrimenti. La vedo, la vedo dura che si vada in porto questa quest operazione. Come detto, Pellegrini vuole tornare, vuole lasciare l'Aintra perché non si è trovato benissimo. E la Lazio, sicuramente, gli darebbe molto più spazio di quello che. Spazio Ma noi, perché anche abbiamo per... preso Pellegrini? Cioè, qual è la motivazione per cui la Juve ha preso Pellegrini? Cioè Nel senso, non, non abbiamo un terzino sinistro da anni, prendiamo Pellegrini e poi lo diamo in giro a chiunque. Cioè, io, queste robe proprio. Non... Beh, va detto che quando, quando è, è stato preso Pellegrini, età. comunque, era. Uno dei migliori prospetti sulla piazza della, de, de, del calcio italiano in quella da sì, noi. Cioè... Eh, sì, il problema è stato vederlo all'opera, evidentemente in bianco e nero e non credere in lui. Poi cioè, quindi noi abbiamo anche, anche il discorso un... economico. Quindi uh... noi abbiamo avuto un settore tecnico che ha pensato: vabbè, Spinazzola è in realtà è un bidone, diamolo via, che ci prendiamo per le cliniche, è un fenomeno. Lai notica plusvalenza esatto, la... anche il discorso economico che va tenuto in forte considerazione. Cioè Beh, io il... non penso che noi abbiamo sistemato il bilancio con le, le cifre. No, però è, è stata una delle tante, nel senso che alla fine si ricordi, anche aveva detto: paratici dopo, doveva arrivare vedi. a un monte di 100 milioni, mi pare, di plusvalenze annue, circa per tenere un po' la macchina in piedi, e quell'operazione fu una delle tante che. Ha detto comunque che anche Spinazzola non è che anche, anche mio, nero, non abbia lasciato chissà quale, chissà quale segno e quale traccia, Se è esploso neanche subito quando è andato alla Roma eh, con un po, di, un po' di tempo, è esploso poi io sinceramente a me Spinazzola è, è stato fortissimo durante tutto l'Europeo finché non si è fatto male ma di grandi periodi continui di Spinazzola ad altissimi livelli io non li ricordo, non so voi. No, no vabbè, noi abbiamo una partita in testa. Ho avuto un decorso, cioè, voglio dire, questi sono anche gli, gli imprevisti del mestiere, no? Però, boh, io all'epoca quando lo facemmo ero perplesso. Però magari ero io, cioè, insomma, io so, non faccio... Un... io io avrei io. io avrei testato un po' di più Pellegrini, ma se non l'hanno fatto tutti gli allenatori che lo hanno allenato negli ultimi anni, ma tu ci stai... Ultimo, ultimo giorno di mercato. Sono in campo, eh. eh. Come ma quindi scusami, eh, ehm, Emanuele, Ma Pellegrini va, andrà adesso alla Lazio o, è o sarà opzionato dalla Lazio da giugno? Cioè no, no la, la stagione in No, La la Lazio la vuole fare adesso, La ah, vuole okay. fare entro la fine di questo mercato. Come detto oggi non può farla finché non si sblocca il discorso dell'indice di equità. Ma ti faccio una domanda e poi mi taccio. Ma questa operazione Pellegrini, ovviamente in un momento complicato, sì, della Juventus, può essere, diciamo. L'apripista può aprire la strada a un eventuale eh, passaggio di Milinkovic Savic alla Juve, cioè può addolcire il clima con lo Tito, o, o Savic è destinato ad andare laddove ormai c'è l'unica super che è la Premier. Dove sono allora, io non, non credo che ci siano così tanti problemi a trattare con lo Tito in questo, in questo momento, eh, so, anche per Milinkovic Savic. Il problema di fondo è che per Milinkovic Savic lo Tito oggi non vuole fare sconti, quindi non ha problemi a venderlo alla Juventus, anzi i contatti che ci sono stati con Kesman <ride> negli ultimi eh, due mesi vanno anche in questa direzione. Eh, il problema sono i soldi, in questo momento la Juventus non ha budget per andare a prenderlo oggi a fine stagione probabilmente un, un grande colpo a centrocampo la Juventus lo farà anche perché non credo che si arriverà al rinnovo di, di Rabiot, verosimilmente McKennie, Zaccaria, tutti questi fra i con comprimari, passatemi il termine eh, proveranno a trovare una via diversa da quella di Torino e in quel momento la possibilità di andare a fare un'offerta alla Lazio ci sarà e quindi Lotito non ha problemi a trattare con nessuno, purché gli vengano portati, i, vengano portati i soldi che lui chiede. Oggi continua a chiedere una cifra che è fuori mercato, perché continua a parlare di 100 milioni di euro e io sinceramente all'orizzonte manco dalla Premier li vedo. Mangia Serena, Claudio. Quei 100 milioni. Eh, a giugno il discorso sarà diverso, perché lui, eh, Lotito spera ancora che Magari possa trovare il modo di rinnovare il contratto in scadenza 2024 con Milinko Vitsavic per poi venderlo avendo un po' più di potere d'acquisto. però da quello che ci arriva, i segnali che ci manda anche l'agente del giocatore, il rinnovo non si farà e quindi, cioè, però, conto, vedete, questo, a un anno questo... di contratto non può più chiedere 100 milioni. Questo che stiamo dicendo, tra l'altro apro una parentesi per chi ci ascolta, noi qui ci ha tutti invitato Luca, dai parliamo, venite, <ride> eh, poi è mezz'ora che sei andato, quindi proviamo a tenere banco con le nostre scarse risorse. Però quello che state dicendo, eh, torniamo al mio punto, cioè qui stiamo parlando di un centrocampo costruito negli ultimi tre anni, Arthur, Zagaria, McKenny, lo stesso Rabiot, che dopo tre anni sono dati tutti in uscita, uno per il contratto, vabbè Rabio è una, una situazione un po' diversa, ma gli altri sostanzialmente, alcuni abbiamo dato già via, vedi, Zaccaria, sostanzialmente perché no, no, non sono stati... Cioè, voglio dire, una volta andavamo a prendere veramente, adesso lo ricito però per dire, andavamo a prendere veramente Vidal, oggi prendiamo McKennie e Zaccaria e, e ci accorgiamo che dopo... 6-12 eh, mesi non sono i giocatori che pensavamo di essere, iniziamo a darli in giro. Inizia un giro dei prestiti, Cambiaso. Cioè noi abbiamo un problema di terzini, ok? Storico ormai, perché Quadrada, e Alexandro stanno lì a tirare la carretta da 7-8 anni. Alexandro non è nemmeno più un terzino, come si è visto. Ha capito anche lei. Prendiamo Cambiaso, questo giovane prospetto dal Genoa, che poi magari è, è, è una pippa, eh? Non lo so, io non è un. No, non, ho, non ho abbastanza strumenti per dirlo però se lo prendiamo proviamolo che entri nelle rotazioni quando lo diamo via io penso vabbè, terremo Pellegrini e invece diamo Pellegrini in prestito io non riesco a cogliere il filo di tutte queste eh, come dire, operazioni e hai anche rinnovato sì. De Sciglio hai rinnovato ma... De Sciglio cioè, non riesco a capire qual è il, il, la, la big picture che c'è dietro tutte queste operazioni se non l'impressione che lascia a me di tentativi di prendere giocatori a prezzo di saldo, perché magari capita un'occasione senza nemmeno troppa convinzione, perché appunto, a parte Rabiot, che alla fine ha giocato sempre, gli altri, insomma, eh, da, da, da Zaccaria a McKennie a Cambiaso a Pellegrini hanno fatto la fine che ha fatto, cioè, che hanno fatto. Ma io credo che di base ci sia anche un discorso un po' più ampio, cioè Cambiaso l'anno scorso ha fatto un buon campionato. Io non credo che sia oggi da Juventus, però era uno dei prospetti più attenzionati di tutto il campionato. Tu lo prendi pagandolo relativamente poco, perché comunque sia un'operazione abbastanza onerosa, e lo... gli fai fare uno step in più nel suo percorso di crescita in carriera. Quindi non lo fai passare direttamente dal Genoa alla Juventus, lo mandi a giocare in una squadra magari che può sulla carta competere per iniziare a guardare le, eh, le posizioni che si avvicinano all'Europa, se va bene l'anno dopo te lo puoi portare a casa e testarlo direttamente in bianco e nero. È un percorso di crescita. Eh, io credo che fra Juventus, Milan, Inter, Roma, oggi anche Napoli e il resto delle squadre ci sia un, uh, un dislivello troppo ampio per poter fare... Uh, soprattutto per quelle che poi lottano per non retrocedere il salto diretto dall'ultima dall classificata alla, alla prima o alle prime quattro, anche a livello di pressione, e quindi, soprattutto per i giovani, soprattutto per i giovani italiani, e noi non nascondiamo, è uno dei problemi più grandi che c'è nel calcio italiano a livello generale, per questo la nazionale negli ultimi anni ha avuto quelle squadre dell'Europeo, ma poi risultati poche niente: è che i campionati giovanili italiani non formano giocatori così pronti per essere già subito presi e mandati in passo nelle grandissime piazze, non c'è il tempo di aspettarli. Serve il passaggio intermedio. La Juventus questo passaggio ce l'ha e credo che la via maestra, la big picture come l'hai chiamata tu, futura da adesso in poi, sia quella di iniziare un po' più spesso il passaggio dalla Juve 23 dalla Juve eh, di Serie C a quella della prima squadra e da lì testarli a, al pieno, al 100% in prima squadra, è un percorso che la Juventus è stata la prima e la più brava credo in Italia a farlo e credo che bisognerà farlo sempre è tuttora, è tuttora l'unica è tuttora l'unica. se ho capito in bene di cosa G3 si sta parlando squadre che, stanno, che stanno lavorando per farlo il Milan, il Monza, l'Atalanta credo che sia la, la terza però al momento è l'unica che è partita con questo progetto è, in è stata la, la più lungimirante e credo che questo passaggio sia ancora stato troppo poco sfruttato dalla, uh, dalla Juve allora io. E un nuovo ospite, eh, ragazzi, per chi ci segue in chat. Luca Milano che si è aggiunto a noi dopo metà trasmissione. No, perché io vi perché... ho lanciato la bomba Pellegrini, Poi giornalista... Pellegrini, poi... <ride> no? È che mi arrivano delle. la prima roba che Conte non ne vuole sapere di rinnovare col Tottenham, ma credo di aver yeah. capito che, che in questo momento anche il Tottenham non è così convinto per, eh, di, di, di continuare insieme perché. Perché, allora diciamocela tutta, Conte se non prova empatia, passione e, e, e ha in testa degli obiettivi e sente di lavorare in comfort, in comfort zone per come la intende lui, è uno che poi paradossalmente non, non riesce neanche a ottenere i risultati che vorrebbe. Io credo che questi risultati del Tottenham dell'ultimo dell periodo siano molto lo specchio della scollatura. Tra, tra Conte, e nella sua testa, l'idea di continuare a Tottenham, ripeto. Quindi Conte e Tottenham, sempre più lontani. Questa era un'idea che Conte già aveva a ottobre, quella di non firmare il contratto. Non si sente nel posto giusto eh, e probabilmente insomma non sarà quindi eh, il nuovo contratto per lui. Detto questo, poi stavo, perché mi raccontavano adesso che una roba ve la racconto forte, ve la dico forte, ve la dico forte. No, perché sto, sto lavorando su una cosa che, che potrebbe avere dell'incredibile, ma in realtà, ed è solo un retroscena a questo punto, o meglio, lo prendo come tale e poi me lo tengo lì. Mi risulta che Andrea Agnelli e Antonio Conte avessero già fatto un accordo di massima per il ritorno, stiamo parlando anche qua di settembre-ottobre, con Conte che... Eh, avrebbe confidato in quel periodo, quindi intorno a ottobre, la speranza che uscisse questa cosa più tardi possibile, perché lui comunque in quel momento era credo secondo terzo, era partito anche abbastanza bene in Premier, gestire il meglio possibile con i media inglesi, con il pubblico del Tottenham, il fatto che uscisse questa notizia, insomma, più in là possibile, quindi lui tirava che uscisse non prima di aprile, eccetera. Poi sono successe tutta una serie di cose curiose, tra cui il fatto che da domani Andrea Agnelli davvero, davvero, davvero non è più presidente della Juventus. Eh? C'è il passaggio di testimone ovviamente tra azionisti e nuovo CDA che si riunirà, credo, in sede con i cinque membri. Eh, però su questa notizia, io mi sento di poter dire che, che trovo conferme. È ovvio, oggi non è più una notizia, è un, è un retroscena. Vediamo, comunque, non so se nel passaggio di testimone. Dentro c'è anche il bigliettino già, non credo perché mi pare di capire che si vada comunque sulla linea di discontinuità. Cosa succede dal 20 sul mercato per la Juve, Emanuele? Dal 20 tu posso di dire tempo. una cosa? Anch'io posso dire una cosa? Cioè sembra dark, cioè siamo in un cerchio temporale in cui si ripropongono giocatori, allenatori, eh, eh, dir dirigenti, no ma ti stupisce questa retroscena Pietro? no allora non mi stupisce cioè, immagino che così dovesse essere però veramente ragazzi cioè, ci manca solo che torniamo sulle tracce di Anel K e, e facciamo <ride> un'offerta a Tevez eh, cioè, eh, facciamo... eh, no ma è così Luca cioè Allegri se ne va, Allegri ritorna Conte se ne va, facciamo ritornare Allegri eh, eh, io Pogba lo adoro eh, cioè, non sto parlando del tasso tecnico del valore dei singoli ma mi sembra che ci sia una fantasia più o meno zero, zero nelle scelte da Juve degli ultimi anni e un, un riproporsi ciclico di nomi, di, di, di situazioni che sono le stesse tutti gli anni da quanti anni è che parliamo di Milinkovic-Savic? 5 almeno, sei forse ogni estate è quella buona perché arriva a Juve, cioè Mm, questo secondo me è una parte del problema, Emanuele. Cosa succede dal 20 in avanti? No, sul tuo retroscena, prima poi possiamo parlare di quello che succede. Poco però eh, in realtà, forse, poco, ma, volta, poco come... ma buono. Spero eh. nell'ultima <ride> volta in cui ci eravamo sentiti proprio qua in diretta. Io ti avevo raccontato di, di Antonio Conte che si era incontrato con Andrea Agnelli a pranzo in un ristorante di, di Torino e aveva già allora detto poi io non so se sono arrivati come dici tu al, probabilmente sì ad un accordo però Conte aveva manifestato ha la volontà di tornare e vi la possibilità di ridursi di tanto l'ingaggio che attualmente prende al Tottenham anche perché ci sarebbe stata a fine stagione la possibilità di usare il decreto crescita per riportarlo in Italia dato che sono due anni che è in Inghilterra e quindi all'ordo si poteva tenere un netto comunque più basso di quello che prende al Tottenham ma un ingaggio importante eh, ma senza eh, pagarlo troppo ecco, dal punto di vista delle, delle tasse. Quell'incontro era pranzo in un ristorante di Torino, non so dirti quale, però mi hanno detto così. E vabbè Se lo dico poi io, te lo scrivo. Tu, tu, tutto qua, <coughs> esatto. e Detto ciò, mh, Conte non rinnoverà col Tottenham e vedremo se ci sarà ancora lui in cima alla lista delle preferenze della nuova Juventus oppure no. Eh, dopo il 20 eh, cosa succederà? Innanzitutto vedremo cosa accade il 20. Eh. Non credo sinceramente che si possa riaprire quel filone di inchiesta, eh, anche da parte della giustizia sportiva. Se, se dovesse riaprirsi quello, si riaprirebbero verosimilmente tutti quelli passati già archiviati. Quindi mm. ecco, non... ma il, poco, il poco sul mercato cosa cosa sostiene? Il poco da sul mercato, prima. io non credo che l'Eventus farà acquisti, nel senso che ah. andrà a prendere giocatori a titolo definitivo, ma proverà a lavorare su qualche, su qualche prestito. E credo che l'unico ruolo in cui in questo momento sta cercando di rinforzarsi sia quello del. Di un terzino, possibilmente un jolly che possa giocare sia a destra che, che a sinistra. Ci sono tantissimi nomi che sono oggi proposti eh, eh, alla Juventus, infatti. proposti e seguiti. Cioè, mh, si mischiano realtà, un po' questi fattori. Esatto. Tanti quindi... proposti, pochi seguiti, però qualche nome coincide. C'è uno secondo te che ha quel filo di possibilità più degli altri oggi? Guarda, quello che la Juventus vorrebbe di più oggi è Fresneda, del uh, Fresenda o oh Fresneda adesso mi guarda. Fresneda, Fresneda, Fresneda. 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 La, la, la la Lid, che, però, sì. ha corteggiatori in Premier League. E, sinceramente, 2004, Lid, 2004 Lid, Pietro. 2004. Oggi così pronto per, per la Juventus. Però, sai quando c'è dietro la Premier League che ti vuole, e eh, i soldi fanno sempre la parte più, più importante. Quindi credo che si lavorerà su altri giocatori magari in prestito. Io non credo che sia ancora... Eh beh, Frenella non sarebbe in prestito però. No, 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 lui bisognerebbe acquistarlo. Infatti per questo dico che non è... È quello che vorrebbe la Juventus, ma non credo che sarà il giocatore eh, che, che arriverà. Eh, io non escludo... Perché entrò... devi chiamare Cambiaso che fa entrambe le fasce? Tanto voglio dire, ce l'abbiamo. Era una delle ultime possibilità che, che è lì sul tavolo, ma io sinceramente non credo che sarà neanche questa. È più probabile che a questo punto Luca Pellegrini possa tornare e rimanere lui a sinistra, eh, giusto per liberarlo dall'aintrack dove, dove non vuole stare se non si dovesse sbloccare la Lazio. No, no ci perché, sono gli altri nomi del calcio italiano. Rischierebbe di giocare gli ottavi di Champions, però lui vorrebbe guardarsi bene da questa esperienza, Io non credo che li giocherà. Dato Vabbè, intanto che... la partita più importante del giro l'ha giocata lui. Sì, sì, vediamo. Io, cioè, da, io da, dico anche un ambizioso. No, io non quello, conosco, quello non conosco mi, personalmente Luca Pellegrini, per no, ma su questo siamo d'accordo. Eh. Sappiamo, sappiamo, no, no. Infatti, non contestavo assolutamente la tua notizia, contestavo la sua posizione. Io non conosco Luca Pellegrini, eccetera. Mi sembra un capriccio dentro una carriera che sarà ancora da fare per certi versi non cogliere l'occasione di stare lì quattro mesi e magari giocherai la partita più importante della tua vita calcisticamente parlando perché magari ti trovi a giocare il ritorno agli ottavi o vai ai quarti e sei non lo so vabbè comunque lui la verità è che da buon romano vuol tornare a Roma c'è questa chiamata Sarri un grande stimatore eh, ha messo il suo nome e quindi spinge per andare lì non so se tornerebbe a prescindere per altre piazze però credo che l'operazione si farà Cambiasso, scarso come pochi. Col, colpo, tu l'hai seguito in, no, questi, in questi mesi. No, Ma io no. Leggo, no, 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 oh, leggo, leggo, leggo qua, Sherkhan. Diciamo che non sta giocando tanto perché sta facendo tanta panchina, veramente tanta panchina, quindi si è visto molto poco. Non lo so, non lo è ingiudicabile a mio parere. L'anno scorso aveva giocato bene, ma quest'anno, veramente sicuramente. Sì, ma voglio è dire, io, io adesso, più io, non, io non so se Cambiaso sia una busta, come dice qualcuno in chat, oppure sia un buon giocatore. Però, hai fatto un investimento. Prova a valorizzarlo. No, su questo sono d'accordo. Per, per poi scoprire che, che lo rivenderà il Bologna a 30 milioni tra un anno e mezzo. No, no, Adarte, il giocatore a Bologna non rimarrà, perché, tra l'altro, non ha neanche. Un, un diritto di acquisto da quello che mi risulta quindi il problema non c'è però insomma noi siamo, ragazzi noi Romero, Romero Romero che in quel momento sicuramente aveva gra cinque grandi centrali davanti si è scelto di puntare su De Demiral come giocatore di semi prospetti Romero non può stare più di tre giorni ad allenarsi la Continassa tre di cui due di test atletici Ora io dico, è arrivato a giugno, vi ricordate? Perché la Juve l'aveva preso, è rimasto in prestito, eccetera. Arriva a giugno, ma io i giocatori li devo vedere, non li devo vedere le, le partite, gli highlights, lo scout. Si allena con me, si allena un mese e mezzo, due, e poi va dove deve andare, eccetera. Ma noi, Romero ha fatto, credo, un allenamento di campo con la squadra. Forse comunque. Comunque, cioè, Luca, dai, tu, hai, tu hai giustamente detto, si decise di puntare su De ci hanno puntato per cinque minuti più o meno, cioè no beh non è vero de Miral arriva a fare non è vero eh sì, arriva, vabbè, arriva eh, a fare eh, il titolare libero, si fa, eh, sì, eh, sì, sì. Sì, fa il crociato gioca lui il titolare la supercoppa eh sì. italiana a discapito dopodiché, gli altri dopodiché poi... però l'hai scaricato in, in cinque minuti cioè non ci hai pensato un attimo a, a darlo via cioè noi pensiamo ha fatto due, fatto due anni alla Juve de sì, appunto Cinque no, minuti. Ha fatto due anni? Beh, sì, lui ha fatto cinque anni. Eh, cinque minuti intendevo che, come tu ben dici, ha fatto cinque anni il, eh, due anni, il primo non da titolare, poi si è infortunato. Cioè, Non è che ha preso in mano. Guarda, per un... me mi spiego meglio. Io, Demiral, De, non ho nulla contro Demiral, anzi, sto dicendo il mio concetto però era molto più astratto. Cioè, Demiral è stato due anni alla Juve? Io quello che dico è, si è allenato due mesi con noi. Sì, poi una volta che l'hai venduto, io non sono quello dei rimorsi. Di dire, ah, che disastro, l'abbiamo venduto. Pace, l'abbiamo venduto. Se De Miral, a parte che oggi non è ancora decollato a certi livelli, però se anche si affermasse come difensore europeo, non avrei rimpianti. Ma ok, per me i giocatori tuoi li devi vedere. Luca Pellegrini no, è stato bocciato no. a più riprese, però si è allenato con la squadra. Quindi dico, boh. Io forse però non gli impianti vai. specifici né su Demiral né su no. Romero, nel senso sto facendo un discorso che adesso ognuno può avere il giudizio sul, che vuole su, sui giocatori. Il problema, secondo me, è cioè torniamo ancora al punto di prima: che tu comunque hai investito su due giocatori giovani di prospettiva e alla prima occasione in cui li hai potuti vendere li hai venduti Romero molto prima, Demiral un po' dopo, però cioè, eh, no, tu, Punto, cioè, il con, tuo concetto è: non è che ci trovavamo a fare un player trading vorticoso proprio perché eravamo de, ormai troppo presi dalla necessità di fare Va. delle prosvalenze, che non Va. è reato, ma perché il bilancio ci Quello assillava. Ecco, sì. però questo non, ripeto non è reato, vuol dire che hai fatto no, delle cose. No, io sbagliate. non parlo di reati, no, no, assolutamente. Io parlo della gestione, diciamo, del patrimonio tecnico che tu hai. Giuseppe, vorrei, scusa, ti ho interrotto adesso per parlare per dieci minuti e fa la domanda, a Emanuele ha ah, già fatto eh, ma lui è, lui è capace di farne 20. no, no, volevo chiedere una cosa siccome abbiamo impostato diciamo in questa fase l'equilibrio della squadra sul 3-5-2 che forse potrebbe un giorno diventare un 4-3-3 si è parlato molto di questo braccetto corto sinistra difensore centrale sinistro Mancino ci sono delle ipotesi in questa fase di mercato non al eh, credibili eh, diciamo che, si, che possono. Si parla di questo giocatore dello Spezia, no? Che adesso inizia con la calza. Mi... Sì, Divier, esatto. Divier, Divier, lo Spezia voilà. che è da 35 milioni di euro ed è folle, vai però. È Nazionale quattro fatto richieste ufficiali quattro richieste ufficiali in queste 4 al momento non c'è la Juve poi è un attimo Kivior eh. no, no, piace alla Juve al Milan, alla Roma sono tutti che stanno cercando un difensore centrale eh, per, per il futuro però eh, come detto Kivior oggi costa troppo, troppo credo per tutte le squadre italiane eh, in questo momento eh, se lo Spezia scenderà da quella cifra magari si potrà trattare magari si potrà fare inserire qualche contropartita tecnica, ma è il giocatore su cui lo spezia baserà il suo di player trading del prossimo eh, È arrivato anche Mike che ci dice <ride> alla fine glielo daranno per 4.000 lire a Napoli. Napoli eh, che è, Napoli, è una Napoli delle... Napoli <ride> ha comprato bene, ragazzi, dai, non ci si può dire niente. No, a, allora. ehm, avevo, una, avevo una, una considerazione da fare. Ah, ecco, su Smolling. Ecco, Smolling invece... Piace per Gli piace? al parametro 0 È uno dei nomi che anche in questo caso piace, nel senso, è nelle trattative. È stato proposto, dato che è in scadenza, louis Smalling lascerà la Roma perché ad oggi non è vicino al rinnovo con, con la Roma, la sua idea sarebbe quella di tornare in Premier League. Bisogna capire a che livelli di Premier League arriveranno offerte per lui. E in questo momento è uno dei nomi, ma non è così, non sono così ampi contatti. L'altra squadra italiana che lo sta trattando e con cui c'è stato qualche contatto in più, soprattutto Inter. con la gente, è l'Inter. L'Inter che in difesa l'anno prossimo probabilmente perderà Screener, perderà anche Defry, bisognerà capire cosa farà di, di Bastoni perché Bastoni va in scadenza 2024 e la trattativa per il rinnovo è in salita come per gli altri due, quindi eh, almeno un paio di difensori l'Inter li prenderà e da lì in poi... Eh, allora, dobbiamo salutare Pietro. Quindi, tra tutti i club. Dopo la, la premier c'è l'intro. Allora, un attimo solo Emanuele, poi salutiamo anche te. Pietro, solo velocemente, velocemente nella tua testa questa parte detto. di stagione che manca sarà un, un lungo calvario per entrare in Champions E in Europa League invece come ti vedi? In Europa League spero di vincerla. <ride> Mi piace, eh, eh, raga, eh, ci siamo, piace, dire. Eh, non vinciamo un trofeo europeo da mille anni. Eh, vinciamo la Europa League. Bravo, mi piace questo messaggio Bravo. finale che ci dai. Ti salutiamo. So che devi correre al lavoro. Grazie a Pietro Salvatori Emanuele. Ah, eh, Emanuele su McKenney. McKenney ha avuto un paio di proposte concrete dalla Premier. Negli ultimi nelle due settimane, ma le ha rifiutate perché non sono da non dico top, ma da prime 7-8 squadre, sì. E quindi al momento sta bloccando lui quasi tutto il mercato. Perché poi se il McKinney parte e porta soldi, allora c'è anche margine per andare a fare delle, delle operazioni in entrata anche a titolo definitivo. Se non parte, la soluzione resta solo il prestito di, di chi ti ritrovi. Beh, invece, eh, posso? Vai, vai. No, una curiosità, eh, visto che si sta molto valorizzando eh, il comparto giovani, quindi su Le, eh, Miretti, ma su Le è sul mercato o è stato tolto dal mercato? È stato tolto quindi, a me risulta. Le non, non è sul mercato, nonostante sia fra tutti i giovani quello che ha avuto più contate e più richieste, da, non da top club ovviamente, da club che vorrebbero farlo giocare anche in presto, però la Juventus in questo momento se lo vuole tenere. Oggi, sì, inizialmente guarda ti dirò di più che fino ai primi diciamo così anche dopo eh, diciamo che siamo quasi a ridosso anche della gara di Cremona l'idea della Juve era che questo gruppo potesse essere utile proprio a Sule quei 4-5 mesi presto nel posto giusto visto che c'erano le richieste il giocatore scalpita per mettersi alla prova lui a differenza di Fagioli non ha mai fatto calcio di prima squadra e eh, la Juve era disponibile poi è stata fatta la scelta invece proprio di toglierlo dal mercato ed è stato comunicato al giocatore è stato discusso e scelto insieme al suo eh, entourage per quanto riguarda il lato sport della Juve che sarà eh, spesso motivo qui di, di chiacchiere, di dibattito ovviamente Scanavino, Ferrero benissimo, domani eh, inizieremo, spero a conoscere ancora meglio di quel poco che abbiamo conosciuto fin qui eh, da che parte tira l'aria Emanuele cioè dove atterrerà la juve di scanavino perché non è la juve di ferrero eh, ragazzi questa è la juve di scanavino cioè sì, no. di John Elkann eh, a distanza a debita John Elkann a debita distanza con scanavino esatto e si vuole inserire in organico nell'area sport un direttore sportivo che, che abbia una forte area scouting al suo fianco, che si porti dietro degli uomini eh, che, che sappiano guardare al mercato alla ricerca di giocatori giovani di prospettiva da prendere a poco e valorizzare. Quindi, oggi nomi eh, forti, fra virgolette forti, perché ancora contatti concreti ufficiali non, non ce ne sono, cioè, ci sono state delle prove. Non mi risultano. Eh, però i nomi che piacciono di più, ecco, mettiamola così, sono quelli di Giuntoli del Napoli e di Massara della, del Milan. Sono i due che oggi ci li danno ancora in piena corsa. Molto più lontano Tare, nonostante sia sponsorizzato da eh, una vecchia frangia di, di, di persone vicine alla, alla Juventus, eh, nonostante forse sia quello più raggiungibile, dato che il suo contratto con la Lazio non è che sia poi così solido, i disidi con, eh, con Sari ci sono, anzi però Giuntoli credo che sia oggi più avanti di Massara anche per una situazione contrattuale eh, in essere con il Napoli. Già del 2024, quello... no? Insomma. Sì, esatto, quella di Massara dovrebbe essere già 2025, quindi un po' più lunga bisognerebbe andare a... Comunque bisogna andare a trattare, sia col Milan che col Napoli, eh, però è Giuntoli un, un po' più percorribile oggi. Ma Manetognozzi invece dove andranno eventualmente? Con un caso simile di... Perché io credo che comunque al di là di tutto abbiano lavorato bene con le giovanili, poi cambia il discorso sulla prima squadra. però se adesso vediamo tanti nomi di giovani appetibili e futuribili per la prima squadra, è anche grazie al loro lavoro: Ildiz, Dan Husen, Nong, cioè sono tanti i giocatori che hanno tirato fuori. Secondo però me sai sarebbe... che quando, quando arriva un uh, quando scegli di puntare su un direttore sportivo poi gli uomini che Porta. si mette accanto deve inevitabilmente eh, valutarli lui eh, so che comunque si sono tenuti in forte considerazione non escludo che possano comunque eh, rimanere almeno in un primo momento poi vedremo se ci sarà davvero questo nuovo direttore sportivo se magari si deciderà di, di non fare questa quest operazione a livello dirigenziale e tenere l'attuale impianto magari potrebbero essere valorizzati loro ok So che anche Emanuele deve salutarci tra poco, sì, voglio po chiedere. Sì, anche tu hai una domanda Giuseppe? Sì, una domanda. Vai. Fai tu prima, vado io. No, no, vado. io me la tengo per il graffitto. Sì, una cosa, rispetto alla, a questa figura dell'area sportiva di cui si parla tanto, la presenza o l'eventuale diciamo, ingresso in società di un Giuntoli o di un Massara un, o, di, o di un Carnevali? E ostacolerebbe il ritorno in società il ritorno di un Del Piero ad esempio che è il nome perché oggi ma... ad esempio sul, sulla, sulla casetta dello sport c'è un, un editoriale di Sebastiano Vernarzi in cui dice sì è vero serve un nuovo modello sportiva, ma serve anche uno che diciamo addolcisce il clima con eh, la UEFA che comunque abbia uno standing internazionale perché va bene giunto lì ma Del Piero ti dà quell'aurea, quell no? Quelle, quel qualcosa in più che ripulisce un po' anche il sì, un po' tutto, no? Nei giorni, come... nei giorni più caldi del, dell'inchiesta, quando sono, insomma, si, è, si è parlato proprio del ritorno di Del Piero, lui stesso non ha, non ha chiuso la porta, eh, abbiamo provato ad indagare e la, la sua idea era quella di tornare in un ruolo che non riguarda la parte dell'area sport, nel senso di, del lavoro di mercato, dello scalo, di direttore sportivo, ma in un ruolo eh, se vogliamo come quello di Nedved, quindi un vicepresidente. Credo che possa essere tra la può, Bettega che può, no, esatto, che, tipo... può che può ricoprire del Piero. però i suoi dubbi in quel momento erano che il vicepresidente. Almeno in quel momento doveva entrare con un ruolo attivo nel consiglio di amministrazione e mettere la propria firma su questi bilanci. In questo momento, Del Piero non era poi così, così vi intenzionato. Vi ricordate ancora. le nostre dirette? Quando io vi dicevo, guardate che Del Piero, la prima cosa è proprio quella del CDA, che non è una roba, anche perché domani dovrebbe esserci la nomina, in, non in assemblea, ma nel consiglio che verrà contestualmente poi si riunirà la nomina del vicepresidente allora qualcuno mi ha chiesto: ma il vicepresidente dovrà essere, deve essere uno di, uno, dei, uno di quelli. Uno, però è presidente, uno è amministratore delegato, quindi ne restano tre, a meno che a meno che, eh, Scanavino non prenda anche, però mi sembrerebbe la direttore il direttore generale, vicepresidente, eh? e in più lavora, Sarà una donna. Ci c'è anche la possibilità di avere un ruolo da vicepresidente senza essere anche dentro come parte attiva del consiglio di amministrazione, però ci deve essere un consigliere in più aggiunto è una cosa un po' che mi hanno spiegato no, no, allora non non saprei, può, non saprei allora, ridirvela a me, No, me, no me, allora me, a me. può accadere, ma non domani, non è anche volenza. Esatto. Perché, quindi, non può accadere perché domani l'unico, c'è solo un caso che domani potremmo trovarci una sorpresona che uno dei cinque. Ovviamente d'accordo, evidentemente uno dei cinque si dimetta in occasione del primo consiglio. Si presenti con le dimissioni in mano. A quel punto cooptano un nuovo membro. A quel punto, questa persona, cioè, ok, c'è una sostituzione, Ma eh, non è nell'aria questo, questo jolly. I Giolli della Juve arriveranno da fine marzo in avanti, ragazzi. Per quanto riguarda invece, che è un nome per Io me. Ah, Beh, non è mai arrivata questa voce. So. Vedo Agne... che lui Agne... solo... Agnelli vicepresidente. Non male, bravo, bravo le Chase. Tra poco chiederò ad Antonello in tre frasi i 13 anni di Andrea Agnelli. Eh, in tre frasi, mm -hmm. quindi Antonelli, preparatele. Eh, quale sarà il colpo più importante, non voglio dire clamoroso, della Serie A a gennaio, Emanuele? Più significativo, più incidente per, ai fini del campionato? <ride> Guarda, non ne ho veramente idea perché non credo che nel, per i fini del massimo campionato, quindi la parte in alto, non credo succederà niente a meno che non si concretizzi davvero il discorso eh, Barcellona-Inter eh, che, che può cambiare tanto perché i contatti tra Barcellona e Inter ci sono, eh, ci sono stati e ci saranno anche dopo la Supercoppa, l'Inter ha chiesto tempo, non vuole eh, oggi sedersi attorno a un tavolo che c'è la Supercoppa da, da giocare. Al ritorno, sicuramente, ci sarà un nuovo incontro. I, sul, uh, sul tavolo, ci sono diversi nomi, diverse possibilità. Che si è quella che da più tempo eh, è sul tavolo, anche perché i contatti fra l'Inter e che sì risalgono già a, a fine ottobre. Se vi ricordate, nelle varie eh, le varie voci che sono uscite sul futuro di sì, di un ritorno in Italia, la gente si è rappresentato a un certo punto in sede a Barcellona e non si capiva bene perché il perché era perché aveva incontrato l'Inter tre, tre giorni prima era un discorso per giugno in realtà oggi si può aprire questa possibilità in casa Inter sono iniziate eh, le, le discussioni su come arrivare a chiudere il bilancio del 30 giugno eh, con eh, l'attivo chiesto da, da Zhang manca ancora una trentina di milioni di euro che ballano e l'idea può essere quella di farla con, con, questo, con questi scambi Brozo dice che sì L'altro è Depay, uh, Depay -Correa, Correa, o meglio, eh, Correa è stato il nome che l'Inter ha messo sul tavolo quando il Barcellona ha detto: Ma non è che vorreste prendervi anche Depay, che abbiamo sto pacco qua che non sappiamo dove piazzare. E l'Inter ha detto: Io Depay te lo posso anche prendere, ma devi prendermene uno dei miei. E in quel momento hanno proposto Correa. Depay non è così convinto, da quello che, che ci hanno detto, di venire in, in Italia in Serie A. Lui preferirebbe rimanere in Liga nel momento in cui dovesse lasciare il Barcellona. E credo che l'Atletico Madrid sia l'unica piazza oggi che può andare a pagare i 7 milioni che, che, sta, che sta percependo. In, al contrario l'Inter invece potrebbe usufruire del decreto crescita per Depay e quindi garantire una cifra non di 7, perché a 7 non ci vuole arrivare, però intorno ai 5,5-6 e così col decreto crescita non vanno ad impattare più di tanto. Intanto Doctor ha avuto un'idea, scambio meccaniche sì, eh, e ci abbracciamo, eh, che, visto Buon che lo vogliono lì. piazzare a tutti i costi. Garnaccio, ha parlato la gente, ha detto la Juve vuole è lì che sta provando a fare un, un, un colpo come fece con Pogba insomma ci vuole spingere a magari spostarci a zero ma non credo che il mio assistito farà quel percorso come dire ma forse è per smuovere un po lo United a fare a fare il passo quando, quando gli agenti ormai abbiamo imparato a capire immagino anche tutti voi che, che seguite quando gli agenti buttano dentro squadre eh, un po' a caso dicendo anche no ma comunque non ci vuole andare sta bene lì è perché sta cercando di ottenere qualcosa da quella squadra e non andare nella squadra citata. Per quanto riguarda Vlaovic, la tua fotografia della situazione? Ovviamente, non sto parlando in chiave, in rientro. Noi, no, no, no. Ragazzi, oggi deciglio è quadrato parzialmente in gruppo. Puntiamo a quella dopo. però intanto invece, Pogba e Vlaovic continuano a essere integralmente in gruppo. Si va verso una convocazione. Io vi avevo detto credo sabato guardate che Paul spinge per fare i primi minuti già in Coppa Italia cioè col Monza ma i medici hanno detto no no non è il caso non c'è quel prendi e prendi due o tre giorni in più eccetera eh, però insomma io credo che vedremo come avevo anche pronosticato prima Vlaovic di Pogba per poco in campo nel senso che poi a uno dovrebbe seguire l'altro intanto sono due Buone notizie, se non altro, a livello di psicologico perché poi in campo non è che ci risolveranno tutti i problemi subito. Pogba e Vlaovic, però su Vlaovic, tanti rumors in giro, tanti, tante malelingue guardandole dal nostro punto di vista, Emanuele. Però qual è la tua fotografia? La vostra fotografia, anche in redazione. Che, che sensazione circola. calciomercato.com Su lo stato dell'arte, Vlaovic Juve e questi interessamenti internet. <ride> ah, Giuseppe, Giuseppe mio! Mitico. Bravo, guarda su Vlaovic. In realtà, a noi non risultano grosse possibilità che lasci la Juventus eh, oggi, ma credo neanche la prossima estate. La Juventus ha deciso di puntare su Vlaovic. Lo ha aspettato, lo sta aspettando. Sicuramente, non si aspettava queste difficoltà che credo siano legate quasi esclusivamente al discorso, al discorso fisico prima ancora che quello di tattico di campo. Che sicuramente non lo sta aiutando. Anche il modo in cui gioca eh, la Juventus. Detto ciò. E adesso bisogna capire qual è il nuovo corso della Juventus, perché se la nuova dirigenza impone un uh, contenimento dei costi e per Vlaovic dovessero arrivare delle offerte tanto importanti, allora magari potrebbero essere prese in considerazione. Però come detto, oggi queste offerte non ci sono e dei rumors internazionali uh, sono più riportati soprattutto dalla stampa inglese. Perché... Qualche... Allora diciamolo per Emanuele, qualche nervosismo viene intercettato sul fronteristici, trasmette eh. anche, diciamo che non si sottrae il, il procuratore di Vlaovic a far intendere un certo tipo di, 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 di ansia e questo spesso ai giornalisti e quindi i giornalisti poi dicono ma non è che allora nascono tutta serie di voci, la verità è che l'ansia se la deve togliere d'usano un pochino in questo momento. Eh. Secondo me no, ma lo dico perché ah, secondo me no. Dusa l'ha fatto benissimo fin qua, lo dico Sono chiaramente. Andato, non posso giudicare un giocatore quando non gioca le partite, lo giudico quando le gioca. Diverse partite ha giocate male perché condizionato, altre perché si innervosiva troppo, chiedeva troppo, poi però l'ho visto fare tante belle cose. Detto questo, io dico Dusa, togliti un po' di ansia di dosso, gioca a calcio, lo sai fare. Ci sono stati dei grandi campioni che hanno problemi nell'ingresso a Juve. Banalmente, così lo ricordiamo per una volta il grande Gianluca Vialli. Spesso si tirano fuori Platinine, Edved eh, Zidane, anche se Zidane, due mesi e eh, poi si è preso la Juve, non due anni. Però stesso Vialli. Vialli ha sofferto nel non trovare il vero Vialli, quello che lui voleva essere la Juve per mesi, 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 fino poi a succedere, quello che è successo, anche a cambiare totalmente. Eh, proprio il connubio con la Juve no? è l'ultimo capitano ad aver alzato la Champions League. Emanuele, se devi andare, dicelo no, se, senza problemi. Grazie. Sappiamo che sei super impegnato. A voi è stato un piacere. Ciao, ciao. Allora, pioggia di emoji. Sceglietene una, sceglietene una per Emanuele, che oggi è venuto qua a farci il punto della situazione. Grazie. Saluta anche gli amici e colleghi a calciomercato.com. Ci sono due nuove emoji disponibili per gli abbonati una è quella di Giuseppe Cruciani fantastica cuffioni occhiali bestiale quindi quando siete un po', nel, un po così quando vi sale un po' il tono, vi sale il tono di voce mettete lui come Andratos e poi c'è anche una Monica Somma un po' costernata al fronte di Cruciani. Allora torniamo a noi in tre frasi in tre frasi abbiamo il uh, i tredici anni di eh, presidenza agnelli, allora io prima faccio girare ciò che è la Juventus. E c'era anche, anche la parte iniziale. Che oltre fare. ad amare, aver sempre amato i colori di questo club, mi sono in tutti questi anni impegnato al massimo delle mie possibilità per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto, ossia sul campo che fuori dal campo. E sono stati anni straordinari in quali ho avuto l'onore di presiedere questa società. Direi che questa frase dice tantissimo il tono, le parole che ha usato il presidente. Beh, adesso ci tenevo a, a, a creare il clima giusto per Antonello. Vai colpo, le tre frasi. Le tu in tre frasi, questi 13 anni che hai vissuto. È stato un po' come Icaro, eh, nel senso che ha avuto una visione, un obiettivo, grandi obiettivi, ha fatto grandi cose e nel finale si è scottato. Ecco, non era questo il modo per, per chiudere questa avventura, ma c'è il nuovo stadio, c'è la creazione delle Women, c'è la creazione dell'Under-23, ci sono tantissimi trofei vinti e il finale, insomma, le, le, le ali si sono squagliate purtroppo. Eh, ed è un peccato perché è stato un presidente molto importante rispetto ad altri presidenti, perché gli altri presidenti magari si limitavano ad un compito di gestione, Agnelli ha avuto invece, Andrea Agnelli ha avuto tanta visione e ha lavorato per ottenere anche degli obiettivi concreti, degli step concreti. Ti è piaciuto questo paragone, questa, questo richiamo di Antonello, Giuseppe? Icaro? Sì, sì molto. È stato... È stato un diciamo che per certi aspetti, al netto dell'ultimo eh, dell'ultimo biennio, aveva anche se vogliamo superato il padre e eh, lo zio. Perché il padre e lo zio, sì, gli mancava diciamo la, la cravatta e l'abito caraceniche che, che lo zio indossava in maniera eh, fantastica, però ha, avuto, ha dato. Ha dato un'impronta un molto forte. Ha creato lustro una storia che era piena di successi, ma ha messo in fila una serie di successi forse ripetibili oggi, o nei prossimi anni. E, e, e io continuo a teorizzare che lui, di tutta la famiglia Agnelli, di, tutto il, eh, di tutta la monarchia Agnelli, è quello che fra i nipoti è quello che più ha dentro sé il DNA Juventus perché gli altri non l'hanno vissuta come l'ha vissuta lui lui è nato al comunale è nato eh, con, eh, con, con Platini con la Juve degli anni 80 che ha, che ha conquistato il mondo poi è stato il, il, lo, il padre è stato diciamo quello che ha ridato una spinta quando tutto sembrava per defraudare 94 94 e per questo oggi è un peccato che non ci sia più lui detto questo nell'ultima fase ha anche un po' peccato di Hubris cioè il, la Superlega alcune mosse poco cioè tu dici la Superlega così così, non la Superlega in senso la Superlega è una cosa che va fatta perché oggi c'è una Superlega e si chiama Premier League cioè la Superlega allora, adesso fanno in... i contratti di 8 anni 9 anni che cioè, da normativa FIFA non sono neanche consentiti, ma loro mettono delle, delle sottoclausole, praticamente Exacto. hanno i rinnovi automatici di tre Sì. Cioè, Badia Penso... ha firmato sette anni e mezzo, Mudruk otto. Otto anni ha di blindati col Chelsea. Comunque, se metti in fila lo, stadio, tanto, le le woman, eh, lo stadio, le Woman, lo stadio, le la next gen, il settore giovanile, eh l'operazione Ronaldo poi è stata un'operazione che ha fatto sognare tutti, diciamola tutta oggi stanno, sta, siamo, abbiamo solo primi della classe che ne eh, certificano il fallimento però se, se non ci fosse stato il covid so che con il secoli ma non si fa la storia ma senza il covid non so come sarebbe andata, andata a finire dopodiché nell'ultima fase questo zigzagare Sarri e, e poi Pirlo e poi ritornare su eh, di nuovo su Allegri e adesso a quanto pare, a quanto rivel rivelava prima eh, Luca, questo ri ritornare ancora una volta su Conte eh, certificano un po' la. la... Forse aveva, aveva perso diciamo quello smalto iniziale. E non a caso, è, è stata la presidenza forse più longeva della sua della Juve. Ci andiamo ad analizzare, no? Sì, sì di sì, eh? Forse sì. Tecnicamente sì. Comunque, sì, guarda, io credo che l'aveva sottolineato qualcuno in chat, poi me lo sono anche perso, l'aveva un po' esagerata dicendo è tutto stato magnifico, stupendo, però il peccato eh, di lasciare una società nelle stesse condizioni, con parametri diversi, che di quella che aveva raccolto alla fine eh, eh, non, non può dare un saldo veramente positivo a favore di Andrea. Eh, ora i dati sono completamente diversi: qua viaggia a 500 milioni di fatturato, la Gli poco. è mancata l'uscita di scena, diciamo se vogliamo, no? eh, sì, che per un Agnelli non è di poco conto. Secondo non è di me, sì. se l'uscita di scena può essere anche silenziosa, bozzata però in grande stile comunque. Così resta quella, quella punta di, 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 di sorpresa anche per il modo di uscire. Io ho sempre detto un agnelli non si toglie, un agnelli si, eh, si concerta uno spostamento, che è una cosa diversa. Invece mm. qui la sensazione, anche se non è del tutto vero, è che c'è stato molto. E, e, e questo ovviamente pesa. Però, ripeto, lui ricevette la società di Blanc, Cobol, eccetera, il primo grave problema di quella società. Non era al settimo posto. Tant'è che poi lo ripetiamo pure il settimo posto, cioè è ovvio che era grave per noi tifosi, eccetera. erano i conti, i conti erano in totale disordine. E questa cosa, e questa cosa, la diceva Andrea Agnelli nei primissimi incontri che aveva con i giornalisti, anche in, privata, in sede privata, a quando si è insediato come presidente, dice: Guardate, la squadra, la squadra, la squadra, cercheremo sicuramente vogliamo amici. Ma questa ha dei conti della società che non sono accettabili perché è in disordine, che non vuol dire che l'azionista non può ricoprire cioè, ma c'è tutto confuso tutto fatto male la sensazione che in dimensioni addirittura più grandi di nuovo ci sia questo disordine secondo me per, un, per uno che ha la mentalità da, da rigorosa e da ragioniere come Andrea Agnelli è un qualcosa che sicuramente è un punto a sfavore perché, perché, eh, se perché se quella ci, cosa si sì, è così se Quindi? ci pensate la Juventus aveva acquisito un vantaggio tale da avere, diciamo, sotto tutti i punti di vista, no? tecnico, economico, eh, societario, a un certo punto nel 17 eravamo talmente avanti che le altre società non riuscivano a colmare il gap, no? il differenziale. No, anzi, più si dimenavano anzi. per colmarlo e più aumentava, è più... eh, 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 esatto. eh, ovvio che per noi era una goduria. Dopo lui ha dilaborato. Comunque. No, eh, dimostriamo di aver imparato da Andre Agnelli comunque. Chi gioca a Monza, testa al campo? Sì, ma non giochiamo a Monza Bromoida. Non vorrei che tu vai da una parte perché invece <ride> si gioca dall'altra. Eh. No, vieni a Torino che trovi le porte aperte. L'unica cosa certa è che arriverà il giorno in cui lo rimpiangeremo, ma c'è qualcuno che non abbiamo rimpianto? Pochi, solo quelli che hanno fatto enormi disastri. Per il resto, devo dire che io ricordo anche giocatori, presidenti, allenatori che alla fine togliendo quelli che hanno fatto disastri, di tutti riesci a distillare un bel ricordo, no? E magari rimpiangi quella piccola cosa, di Andrea il rischio è enorme che rimpiangeremo tantissime cose, eh. Questo dobbiamo esserne consapevoli, Antonello. Anche perché in un tempo così stretto, dieci anni che poi tanto stretto non è, sono successe tante di quelle cose. È difficile ripetere tutto quel tipo di evoluzione che ha avuto la Juventus certo. in quell'asso temporale. Un'escalation un dove ogni anno avevi la sensazione di essere più forte, più ricco, più bello, più avanti e più vicino a quella roba là che era la, la, la vetta europea. ok? Esatto, e, esatto. È stato fino a un certo punto proprio un'escalation incredibile come percezione. Eh, siamo caduti un po' dall'alto eh, questo è il rischio che se cadi da in alto ti fai più male Giuseppe sì, sì è, è, ovviamente è più, più cadi dall'alto più ti fai male più ovviamente questa crisi questa, cioè uscire da questo momento di crisi sarà più difficile non a caso noi cerchiamo di uscire da questo momento di crisi cioè noi entriamo in crisi già nelle nel 19, se vogliamo, però nel 19 ancora c'era una differenza tale per cui avvinciamo comunque lo scudetto, il covid. Dopo l'anno successivo fatichiamo, no? Quarto posto, Pirlo. Sì, vinciamo due coppe, ma l'anno scorso è stato un anno, se vogliamo, soprattutto la prima parte è devastante. Quest'anno invece iniziamo male, poi lui, poi riaddrizziamo in qualche modo la rotta, però usciamo dalla Champions quindi mentre gli altri anni uscivamo ai quarti, agli ottavi, quest'anno nemmeno ci qualifichiamo agli ottavi è, è complicato detto questo io diciamo fuori da teorizzo che, che in questo momento l'unico allenatore in grado di, di gestire questa situazione sia Allegri questa è una mia visione non è... perché conosce l'ambiente perché alla fine poi Allegri è uno dei pochi che non si lamenta ha avuto dieci infortunati non è che stava lì a dire come inzaghi o come altri a recriminare no sì forse sbaglia a volte quando sorride fin troppo quando prendiamo cinque sberle però lui, si ha, lui fa quello in base a quello che ha fa sarò sicuramente criticato però no, in, questo, in, questo che... momento, in questo momento sicuramente non è il correntone maggioritario quello, quello di tenere di vedere questi lati di necessità positivi del fatto che ci si alleghi di tenerselo stretto capisco, capisco chi in questo momento non, non vive questa te, stessa tua sensazione Giuseppe so che dobbiamo salutarti lasciati ti ringrazio lasciaci con anche tu la stessa cosa che ho chiesto a Pietro quando pensi alla parte rimanente della stagione pensi a? Guarda, io penso a penso positivo, penso che questa Juventus penso che il campionato sia ancora aperto. Penso che la Juventus non sfigurerà. E penso che in Europa League che l'Europa League sarà una bella coppa. Questo non vuol dire che arriveremo in finale, ma secondo me sarà un fronte su cui noi punteremo è arrabbi che giochiamo poco a calcio in campo guarda io vi devo dire la verità io voglio vincere non, cioè non, non riesco a uscire da questo schema forse sarò troppo, allegri, sarò troppo allegriano eh. sei sarò troppo juventino Giuseppe sei troppo juventino non giuventino. troppo allegriano esatto <ride> grazie a Giuseppe Falci a voi. buon lavoro Ciao, buon pomeriggio buon pomeriggio, buon pomeriggio. Mentre ci siamo, allora, hai visto? <ride> Ottimo, falci. Vedi che ha tirato fuori il, il, il muso anche chi era sotto. Bravo Giuseppe, grande peppone. Giuseppe, sarai dei nostri ai Juventus lunedì prossimo? <ride> che adesso mi hai chiesto troppo. Guarda, Paspiglia ha aspettato che andasse via per chiederlo. Esatto, intanto, esatto. intanto io faccio la stessa domanda a te Antonello. Così chiudiamo. Coppa Italia, campionato Europa League. Se pensi ai prossimi mesi, adesso insomma un pochino forse l'abbiamo superato il, il lungo trauma di, di venerdì. A mente fredda, quando pensi ai prossimi mesi, pensi a? Eh, secondo me sarà invece tribolata un pochettino questa stagione fino alla fine, con la speranza ovviamente di qualificarci in Champions League l'anno prossimo. Ma io non sono fiducioso, cioè perché non vedo miglioramenti. Come Giuseppe, a me non interessa tanto. Eh, il gioco della Juve a me interessa che la Juve sia efficace poi può giocare a difese contro piede fino a fine anno, non mi interessa l'importante è che quel che, che vuol fare lo faccia bene, ecco, punto non, non, non sono un idealista o filosofo dal punto di vista calcistico, non ho una fede eh, di gioco a cui a appellarmi e invocare, non mi interessa Lo ammetto sono un bimbo di Colpo Gobbo ma anche bimbo <ride> di Mombley, benissimo allora se, se diciamo che è uno dei nostri, è uno dei nostri, l'amico Il Panda Rozzo, Camionaro 90, Marco Tav, Cash 90, Filomino, My Bloody Joven, tanti vi conosco, tanti no, Blu, Blu798719, Mario Trez, sono dei nomi meno comuni in questa chat, scrivete così eh, vi conosciamo ancora meglio, Asche6, Roberto De Vita, in tanti hanno anche rinnovato l'abbonamento, Bussi Frova Meglio, La Bomba, La Bomba ragazzi, La Bomba quando accendiamo la miccia la lanciamo quando è lì la teniamo intanto oggi ho anche qualche retroscena e anche Emanuele Tramacere ci ha aiutato a capire meglio alcune situazioni per come risultano quindi magari ci siamo a... non siamo così caldi verso questi ultimi due settimane di mercato però poi basta poco eh Antonello a volte basta poco perché invece torni a essere un argomento forte io ho sempre detto sono concentrato per quanto riguarda il mercato ciò che posso andare a capire a intercettare dal 20 in poi sì anche perché c'è questa cosa del CDA che credo che sia 18, 19 si gioca 20, ma questa cosa tra l'altro anche un po' esplicitamente mi ha detto non aspettate che ci siano firme di documenti di gestione o di cose quindi vediamo poi quegli ultimi 10 giorni ma poi con una, dire... una, una squadra che ha una guida sportiva da ricostruire o da creare per giugno non credo neanche a grandi investimenti fatti ora, in vista anche dell'anno prossimo. Prenderesti De Paul? A me non conviene. Un con prestito con, con, con obbligo? Cioè è bravo, forte, giocherebbe alla Juve sì, ma guarda lui, il centrocampo c'è un'abbondanza di, di talenti, di giovani che basta andare a spulciarli senza stare sempre sugli stessi nomi. Ah, tu sei per le, le situazioni un po' nuove, diciamo. No, sì, ma non per forza, io non credo neanche il giovinotto da 18-19 anni. Può esserci un 24enne che non viene minimamente calcolato da tanti che invece magari ha delle caratteristiche importanti, lo prendi, ha già magari tipo Anguissà. Anguissà, per esempio, per me è il colpo ideale, non come tipologia di giocatore, ma come giocatore che ha Come concetto, il concetto bagno. Anguissà. Esatto. Esatto. senti, dici solo se vinciamo se, passiamo, se superiamo il turno in Coppa Italia dimmi solo questo eh. beh dai, eh, per forza se per non... forza altrimenti mi il contrario è, è super drammatico cioè il turno in Coppa Italia è normale che tu lo debba passare ma se non lo passi è un dramma per forza, mi piacciono queste parole grazie, grazie colpo gobo, ovviamente seguitelo su tutti i social soprattutto su Youtube dove il canale è bollente, rovente ogni giorno è sempre pronto Ogni tanto vedo che eh, c'è anche qualche scaramuccio con i suoi com che commentano. Sotto, è bello così la vita da youtuber. Grazie, bravo, grazie, bravo, grazie a state. voi, grazie a te dell'invito. E dai, alla prossima. Stasera, quelli del martedì state con noi. Ciao a tutti.